Il poliamore, magari ne hai sentito parlare, ti incuriosisce, ma hai le idee un pochino confuse sulla cosa. Ci sono stati vari film, una serie Netflix e qui vediamo di parlarne un attimino in modo sereno, tranquillo e propositivo. Allora, il poliamore non ha niente a che vedere con l'infedeltà e con la poligamia. L'infedeltà è una situazione in cui uno dei due partner tradisce senza che l'altro ne sia a conoscenza. La poligamia invece è una situazione in cui c'è un tendenzialmente marito, al 99% è sul maschile, e una serie di mogli per questioni storiche o culturali, e le mogli non sono al 99% anche qui concordi della situazione. Quello che caratterizza invece il poliamore sono questi quattro topic: l'impegno, la comunicazione, le configurazioni e la gestione chiaramente della gelosia. Quindi, le configurazioni. Nel poliamore si possono avere differenti configurazioni, cioè può essere una cosiddetta troppia, cioè tre persone, oppure 4, 5, 6 o una rete di persone. Chiaramente non siamo tutti uguali, per cui all'interno, diciamo, di questa rete di persone, quello che farà la differenza fra le varie configurazioni di rapporto, che non saranno uguali per tutte le persone coinvolte, sarà proprio il tipo di impegno che ogni persona sente di prendere all'interno della relazione poliamorosa. Questo è importantissimo perché? Perché il poliamore si basa, almeno concettualmente, poi siamo esseri umani e quindi tradurre sempre un concetto nel pratico ha le sue difficoltà, però diciamo a livello teorico si basa su una sincerità assoluta, cioè ogni persona coinvolta può, ma soprattutto deve, ed è qui lo sforzo, dire esattamente all'interno della relazione poliamorosa che cosa desidera. Quindi potrebbero essere due persone che vivono insieme e una terza persona, proprio per fare un esempio pratico, che va a passare da loro il weekend, oppure altre persone un po' più satelliti intorno a un nucleo più stabile di poliamore. L'importante è sempre che vengano rispettati gli accordi, non come una gabbia, ma proprio come un impegno. Quindi, se io per una data persona sento di poter dare una parte di me, sono molto chiara nell'esprimerlo e da qui via quella persona sa che con me il rapporto è quello. Quindi nel poliamore, molto più che in una coppia classica, chiaramente l'impegno, proprio perché sono coinvolte tecnicamente più persone, è una cosa che si rinnova, direi quotidianamente, ma quasi in qualunque istante, perché avendo una struttura aperta nei confronti dell'esterno, gli elementi esterni che si avvicinano al nucleo, al gruppo poliamoroso, possono, cambiare gli equilibri appunto anche quotidianamente. Poi non è che è poliamoroso, non lavora, non ha figli, non ha impegni e quindi è sempre lì in questo poliamore a costruirlo e a tirar dentro gente. No, chiaramente si è tutte persone normali e quindi si ha una vita normale in cui però è differente questo tipo di impronta. Quindi appunto all'interno del poliamore ricordiamoci che c'è questa libertà profonda, o dovrebbe esserci, di potersi relazionare man mano anche che le nostre esigenze cambiano, quindi con l'età piuttosto che con le esperienze fatte. E all'interno del gruppo possono esserci appunto persone che hanno un rapporto più stretto o persone un po' più leggere, magari anche di passaggio. Quindi viene il gruppo poliamoroso configurato in modo molto dinamico. Questo è proprio tecnico di come funziona questo tipo di rapporto.
Chiaramente ne va da sé che se in una coppia la comunicazione è importante ed è il nucleo, ce ne rendiamo conto tutti perché tutti siamo stati in coppia, quindi da questa esperienza di coppia abbiamo capito quanto è importante comunque comunicare, perché tante volte vengono fuori le sorprese proprio perché non si è parlato, cioè noi non abbiamo espresso il nostro momento di cambiamento e l'altra persona non si è sentita di poter esprimere magari qualcos'altro nei nostri confronti. Quindi poi ha fatto cose che noi abbiamo vissuto come bugie, perché tecnicamente lo erano, ma la base, il fondo è sempre che l'altra persona non si sente libera con noi di potersi esprimere. Quindi anche al di là di una classica situazione di coppia, quindi non vi dico diventate poliamorosi, ma coglietene le possibilità e inseritele nella vostra coppia, cioè anche qui la comunicazione. È ovvio che in un gruppo poliamoroso la comunicazione è esponenzialmente più importante che in una coppia. Perché? Perché essendo ovviamente coinvolte più persone, io non devo comunicare con un unico partner, ma cosa succede? Differenti persone devono comunicare con altre differenti persone e quindi magari io parlo con la persona con cui ho il legame più forte, però ho sempre all'interno di questo nucleo poliamoroso anche l'attenzione verso tutte le altre persone, per cui potrebbe esserci qualcuno pochino più fragile in questo momento o che ha bisogno d'aiuto o a cui le cose vanno dette in un altro modo, per cui io apro la mia comunicazione non soltanto alla persona che per me in quel momento è un pochino più focus, ma a tutte le persone coinvolte, ognuna chiaramente a seconda del tipo di rapporto che ho io. Poi un'altra persona all'interno del gruppo poliamoroso farà uguale a seconda del rapporto, ovviamente, che ha lui o lei. Quindi è una forma di comunicazione ovviamente più difficoltosa perché non siamo abituati in generale a parlare dei nostri sentimenti, ma soprattutto sovente, e questo lo dico proprio anche per me, a non chiedere perché ci sembra di essere scortesi, maleducati, a dire le cose che ci fanno star male, a ingoiarcele. E questo provoca in qualunque tipo di relazione quell'attrito che io chiamo la sabbia negli ingranaggi. E noi ci sentiamo che gli ingranaggi del nostro rapporto un pochino cricchiolano. Quindi una relazione poliamorosa ovviamente non obbliga, però un pochino ci impegna a una forma di comunicazione molto più ampia e con persone differenti. Quindi, in una coppia in cui magari siamo in coppia da un po', la comunicazione viaggia su certi binari, che sono quelli un po' dell'abitudine, quelli che sono per noi usuali, ma anche quelli che diventano una sorta di piccola gabbia. Allora, l'ultima cosa su cui volevo fare un attimino il punto è il discorso della gelosia. Partiamo da una situazione di coppia tradizionale. Ci siamo stati dentro tutti, ci siamo dentro tutti, quindi possiamo capire bene come abbiamo primo una sorta di territorialità nei confronti del partner. E spesso e volentieri questo trattenere il partner è perché stiamo fomentando delle nostre paure, delle nostre insicurezze. Ci sono donne che hanno partner bellissimi, uomini con partner bellissime che non sono gelosi. Allora dici: ma com'è possibile? Ok, è possibile non perché questi sono dei pazzi furiosi che non vedono cosa hanno di fianco, ma solo e semplicemente perché sono tranquilli di se stessi. Ecco, questa tranquillità di se stessi e il sapere che il partner non è un oggetto, non è una proprietà, ma una persona. E in quanto persona ha la sua libertà, libertà proprio come individuo, quindi io non lo posso
trattenere, non lo voglio trattenere, quindi passiamo da non posso trattenerlo, che è negativo, a non voglio trattenerlo. Se tu ami davvero una persona, perché alla fine non riesci a volere il suo bene, quello che è meglio per lui? Eccoci, allora diciamo di amare, però poi alla fine quello che vogliamo è il possesso dell'altra persona. Se l'altra persona stesse bene insieme a qualcun altro, a noi sta cosa ci roderebbe. Ecco, non andiamo a dire cosa ci roderebbe, ma ci roderebbe assai. Eccoci, nel poliamore noi abbiamo fatto uno scatto, diciamo, di evoluzione proprio interiore nostra, ok? Perché? Perché vogliamo il bene dell'altra persona. E perché vogliamo il bene dell'altra persona? Perché siamo dei pazzi furiosi e non ce ne frega niente di noi? No, perché siamo arrivati finalmente a volere anche il nostro bene, cioè a voler essere in una situazione in cui noi per primi siamo sereni, in cui sappiamo di poterci fidare di chi abbiamo intorno, ma fidare come qualità di persona. Se poi vengono a letto con noi o non vengono a letto con noi o il rapporto diventa di altro tipo, questo serenamente non dovrebbe interessarci. Perché? Non perché non ci interessa dell'altra persona, ma perché in primis ci interessa di noi e del nostro nucleo e la nostra serenità è in noi. E poi perché? Perché siamo così sicuri che la persona che abbiamo davanti sta facendo esattamente quello che vuole, nel momento in cui vuole e nel modo in cui lo vuole. E se questo corrisponde a quello che vogliamo noi, nel momento in cui lo vogliamo noi e nel modo in cui lo vogliamo noi, allora abbiamo una pienezza che è quella che spesso manca in altri tipi di relazioni. Allora, da qui chiaramente non dico diventiamo tutti poliamorosi, gioie belle, cerchiamo sempre di starci con la testa. Allora, ognuno a seconda del proprio carattere, del proprio modo e soprattutto del proprio momento evolutivo. Però, primo, e quello è fondamentale, impariamo a stare bene con noi stessi. Io dico sempre, quando finisce una relazione, io ho tantissime amiche che passano da una relazione all'altra, cioè non riescono a stare da sole. Parlo più con amiche, ma parecchio anche con uomini e vedo che c'è anche qui quel meccanismo. Addirittura perché si tradisce? Perché all'interno della stessa relazione si va in ansia, ok? E si tradisce per anticipare l'abbandono. Quindi ricordiamoci anche questa cosa. Tante volte quando uno fa qualcosa è perché ha proprio una mancanza dentro, intesa come qualcosa che lo fa soffrire, lo manda in stress, lo manda in ansia e a botta calda si agisce. Insicurezze. Quando uno è insicuro, ha bisogno della conferma di continui partner. Quindi il poliamore è un'evoluzione perché? Perché il senso non è farlo perché siamo in ansia, perché vogliamo avere un sacco di partner sessuali o emotivi, ma perché stiamo bene in noi stessi, stiamo bene con le persone che frequentiamo e si è tutti a seconda, come si diceva prima, della configurazione dell'impegno che ci si è presi, presenti in questa cosa. Quindi questo video, ripeto, non è una istigazione a famo lo strano, ma è assolutamente un'istigazione a guardarci dentro, imparare a stare da soli, imparare a star bene con noi stessi e partire con un passo diverso verso il mondo. E il primo passo diverso è prendere la persona che abbiamo davanti, con il rapporto che abbiamo tra le mani e parlare chiaramente, il che non vuol dire dirgli mi piace la segretaria o mi farei via il fruttivendolo, ma iniziare a aprire il cuore a
quello che ci fa soffrire, a quello che vorremmo essere limpidi. E questo lo facciamo, ripeto il punto precedente, perché prima di tutto l'abbiamo fatto con noi stessi. Ogni volta che ci viene una crisi di gelosia, non buttiamola addosso a chi abbiamo davanti, ma cerchiamo di capire qual è il nucleo. E al 99% il nucleo è una sofferenza precedente che noi abbiamo. Da qui via, non dico che se tutti fossero simpaticamente poliamorosi, ma andiamo alla radice, poliaffettuosi nei confronti delle persone che abbiamo intorno, e questo lo facciamo già con le amicizie. Quando abbiamo un partner nuovo, perché gli vogliamo far conoscere i nostri amici? Stiamo già creando una relazione poliamorosa. Quindi non confondiamo una promiscuità sessuale, che è il modo in cui spesso si esprime un certo tipo di affettuosità, di desiderio, ok, con l'essere realmente poliamorosi. In un mondo migliore saremmo tutti poliamorosi. Poi, che scarico pratico dare a questo poliamore, quindi la parte più prettamente sessuale? Qui, gioie belle, vive Dio, siamo tutti liberi, ma cerchiamo di essere liberi dentro, veramente, concretamente. Spero che questo video possa essere un punto di ragionamento e di cambiamento per qualunque persona lo guardi, al di là poi di che cosa vorrà esplorare o meno, che questo è totalmente personale. Se avete, nei limiti sempre, come dico, del buon gusto e dell'educazione, commenti, mi farebbero veramente un sacco piacere. Perché sono argomenti che si è sempre un po' tabù a trattare e si trattano sempre con una sorta di pruderie da club di scambisti. In realtà non è assolutamente questo, è semplicemente ampliare il nostro sentire. Quindi commentate, se vi fa piacere iscrivetevi al canale e la campanellina, perché quella vi arriva una piccola notifica non invasiva sui prossimi video e lì potete vedere se sono argomenti che vi interessano, o piuttosto che può anche succedere che, insomma, non tutto sia di interesse di tutti. Quindi, come sempre, un grandissimo abbraccio da questa piccola comunità poliaffettiva che sta crescendo. Grazie ancora.